Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò un po' del cambio MTA. Quindi vediamo un attimo com'è. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare un po' di come funziona il cambio MTA. Già, perché ho comprato l'Abarth col cambio MTA. So che in molti considerano una scelta stupida, perché comunque una Abarth va manuale e sono completamente d'accordo, però io avevo sta gasata che volevo il cambio al volante, poi me ne sono pentito un po' dopo, però vabbè, ormai è così. Quindi niente, andiamo però nello specifico a capire come funziona sto cambio e adesso ne parleremo un po'. Qua c'è il microfonino che verrà attaccato direttamente alla GoPro per sentire un po' cos'è che cambia quando cambiamo mappa, quando cambiamo marcia e sentire bene il sound come, per come usiamo il cambio. Cambio MTA, quindi ok, paddola al volante, lo uso quasi sempre in automatico, ma cioè in manuale, ma oggi lo proveremo anche in automatico. Sotto, vabbè, i due pedali, acceleratore e freno, quelli che servono. Ora spieghiamo un attimo come funziona il cambio MTA. Quindi, cambio MTA. Ok, va bene ragazzi, partiamo dal fatto che è un'eresia comprare un Abarth col cambio MTA. Lo so, l'ho imparato dopo, ammetto. Avevo proprio il desiderio di avere il cambio al volante nella mia macchina. Quindi l'ho comprata così. Per poi ammetto di essermene pentito, perché non potevo fare determinate cose quando abbiamo fatto la mappa, tipo far uscire le fiammate dallo scarico, il launch control e altre cagate che da ragazzo di 20 anni vorrei avere nella macchina. Però, ha anche i suoi pregi. Già a suo tempo, quando l'ho comprata, la macchina ogni cambiata, se la facevi bene, o comunque se spingevi molto, o quando facevi arrivare il turbo ad almeno 0.8 bar, ti faceva lo scoppietto e mi gasava e mi gasa tuttora. Da quando l'ho fatta mappare, lo scoppietto è più uno scoppio bello grosso. E se vi chiedete com'è il sound, beh, cliccate lassù in alto verso la I, che c'è il mio video sul sound della macchina. Comunque, partiamo dal presupposto che è un cambio normale, come se fosse un cambio manuale, però è robotizzato, quindi c'è un robottino che ti cambia le marce. Quindi è un cambio a... è un cambio a una frizione, normalmente non è un doppia frizione, se no non saremmo neanche qua a parlarne, e comunque non si prenderebbe un'auto così piccolina, così performante, a doppia frizione, lo ammetto. Ho fatto forse la c***a, può darsi, però ormai è così, quindi è inutile piangere sul latte versato. Quindi me la tengo così e prendo tutti i pregi che può avere il cambio MTA in questa macchina. E ve li elencherò tutti e come usarlo nel modo, secondo me, da quello che sono riuscito a imparare usandolo adesso, più corretto per essere civili, essere ignoranti o normalmente per tirare forte. Quindi andiamo a vedere un po'. Accensione normale. Ok. Questa è l'accensione normale. Come vi ho fatto vedere già in un altro video, si può fare l'accensione arrogante. Andiamo a sentire com'è. Molto arrogante, eh? Sì. Tanta roba, mi diverto un sacco. Comunque, siamo in modalità comfort. Cambio automatico. Va tranquillissima, cambia sui 2000-2300 giri, quindi direi ottimo per i consumi, anche visto che la bimba consuma davvero un tot. Figata, molto comodo in città, si potrebbe dire, però noioso su questa macchina. C'ha anche i suoi pregi, tipo il fatto che puoi andare giù a tavoletta e ti fa la doppia scalata, la scalata, che non è male. Adesso vediamo di riuscire a provarla.
sé funziona bene fare le cambiate giuste, è lentissimo, quando soprattutto è in automatico dire che è lentissimo è dire poco, però proviamolo, siamo in quarta, do giù tutto. Arriva anche a 6,5 e sempre con questo cambio, perché invece col cambio manuale quando la mappi puoi fargli fare i 7,000 tranquilli. Ora andiamo in sport, andiamo in quarta, giù tutto. Siamo in automatico, siamo in modalità comfort, diciamo. La macchina, siamo su 2000 giri, cambiamo, silenziosa, guarda, sembra quasi elettrica. E qua sono in zona industriale, ci prendo un attimo con la P, quindi aspettiamo un attimo, è giusto che sia. Ora vediamo bene bene che se noi diamo un po' di tempo, arriva tutta la coppia del motore con la mappa. Però questo cosa vuol dire? Che questo rumore qua a me non mi piace, non mi piace quando non fa lo scoppio ogni cambiata. Quindi come fare? Scaliamo, dai un po' di gas. Quando vedi dal turbo bar, come lo chiamerei, non mi ricordo il nome, direi. Vabbè, comunque, quando dai un po' gas e togli il piede dall'acceleratore e cambi, fa lo scoppio sempre e comunque. Dopo che hai fatto la mappa, lo fa sempre e comunque, non importa a quanti bar arrivi. Più vai in alto quei bar, più lo scoppio è forte. E basta. E altra cosa che si può fare è questo tipo di borbottio che avrete sentito quando ha scalato da sola la macchina, prima col cambio automatico. Io do gas, in scalata gli scoppietti di fare. Ora così siamo sempre comunque in comfort, diciamo comfort. Ora andiamo in sport tutto cambia un po', vabbè, la rigidezza della macchina, l'entrata del turbo, se no rapidissima, fa subito giù. E adesso stiamo provando il piano, quello che posso fare i bei scoppi, come potete sentire, è davvero divertente, lo ammetto, è divertentissimo. Come il fatto che possiamo anche scalare in modo tranquillo, oppure la macchina scala da solo, ovviamente, quando arriva davvero a bassissimi giri. La macchina rischia di scalarti più marce, perché prende la tua cambiata e la sua cambiata, e prendendone due puoi fare un terza prima, cosa che mi è successa, e la macchina mi è andata completamente in tilt, perché
ha detto: uè ciccio, che cazzo fai? Cazzo cambi due marce, sei idiota, più o meno è questo, e la macchina mi si è fermata, è rimasta in neutro, non andava più più avanti, schiacciavo il pulsante prima, non mandava in prima, potevo andare solo in retro, ma tornare a casa in retro era un po' scomoda, quindi ho dovuto chiamare il carro attrezzi, cazzi e mazzi, e lasciamo stare che è meglio. Per questo anche non vado matto del cambio MTA, perché ha sempre qualcosina ogni tanto. Se avete altre domande sul cambio MTA, scrivetemele qui sotto nei commenti, sarò contento di rispondervi, o comunque sarò contento di provare ciò che è successo a voi col cambio, o comunque delle domande che avete sul cambio per rispondervi, o se non lo so, per provare e dirvelo. Questo mi farebbe molto piacere, aiutarvi in qualsiasi cosa. Se consiglio di comprarla col cambio MTA, no, ve la consiglio a cambio manuale, perché ci si può divertire molto di più, assai di più. Perché puoi fare di più, è più divertente, non hai una centralina del cambio, quindi se superi un tot di giri la macchina non ti va in tilt e dice: no, tu hai superato i giri, adesso io cambio non vado più. Un po' così, che ti fa incazzare, perché poi dopo ti fermi e la macchina non va. È successo due volte e la macchina non ce l'ho da tanto. È successo una volta che non andava più, un'altra volta che dopo andava solo prima e seconda, non andava più in terza. Molto probabilmente la macchina era stanca, diciamo il cambio si era surriscaldato, cazzo ne so, ma non andava assolutamente più. E questo a me non mi è piaciuto per niente, perché sono dovuto tornare a casa in seconda e la cosa è veramente veramente snervante. L'ho lasciata sotto casa spenta, dopo 3 ore l'ho ripresa e la macchina era come nuova. Quindi in questo, meno male, non siamo dovuti andare da meccanici o cose varie. Però, in sé,
il problema è stato abbastanza noioso e brigoso e soprattutto una bella rottura di palle, se si può dire. Comunque sì ragazzi, siamo giunti alla fine, spero che il video vi sia piaciuto. Come vi ho detto in precedenza, fatemi sapere nei commenti qualsiasi domanda voi abbiate. E ci vediamo al prossimo video e vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e già che ci siamo iscrivetevi al mio canale di Instagram, che poi è un mio profilo. E niente, ciao e al prossimo video.